Unlights AICAR, Italian Conference on AIDS and Retroviruses, Firenze, 27-29 marzo 2011. Anna Colucci, l'Istituto Superiore di Sanità, ha presentato una ricerca promossa dalla Consulta Nazionale dell'Associazione di Lotta all'AIDS sull'accesso al test HIV in Italia. Sì. I risultati principali? Sì, si è trattato di un progetto articolato e molto ampio che ha visto la partecipazione del Ministero della Salute, della Consulta appunto e dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono stati intervistati 391 responsabili di centri diagnostico clinici e il quadro che abbiamo è un quadro di grossa differenziazione nell'accesso al test HIV, non tanto rispetto a aree regionali, ma all'interno ad esempio della stessa regione, la richiesta di un ticket, l'impegnativa del medico, test anonimo piuttosto che confidenziale, sono elementi estremamente diversificati. Quali sono i passi ulteriori che si possono fare a partire da questa analisi? Quali sono i punti di intervento più urgenti da affrontare? In questa fase bisogna innanzitutto consolidare questi dati. Consideriamo che è un progetto che è stato svolto dal 2008 al 2010, la rilevazione si ferma al 2009 e quindi è opportuno ampliare il campione, consolidare i dati e poi dovremmo cominciare a riflettere sul significato di alcuni termini, ad esempio anonimato, che cosa si intende? Completa assenza dei dati, ma in un processo tra persona e operatore sanitario l'anonimato è un qualcosa di dovuto, o anche counseling pre e post test, che cosa intendono i responsabili per counseling pre test e counseling post test, perché alcune indicazioni che pervengono dall'Europa, dalle CDC, dicono che il counseling post test per le persone negative è superfluo, ma vale anche nella nostra realtà? E quando parliamo di counseling siamo sicuri che quella definizione sia un patrimonio comune? Certo, grazie.